Anna Pettinelli ha la vita in diretta, lei non è simpatica, ma Tanu impallidisce. La vita in diretta, rivelazione pungente dell'ospite, la donna del mio ex non mi sta simpatica. Si è parlato di rapporti tra ex, tra le varie cose, nell'ultima parte della puntata andata in onda oggi, lunedì 9 ottobre 2023, del programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Alberto Matano, che nello spazio del talk ha ospitato, tra gli altri, Anna Pettinelli, Barbara Alberti e Francesca Barra. E proprio la prima delle tre si è detta piuttosto scettica sulla possibilità che tra ex si possano mantenere ottimi rapporti, non nascondendo che la donna con cui sta il padre di sua figlia, non le sta affatto simpatica. Ma lo dici così, in diretta? Le ha subito chiesto Alberto, imbarazzato per un'affermazione così schietta, e Anna, ridendo, gli ha risposto, ma lei lo sa. Mai provato simpatia per la moglie del mio ex, Anna Pettinelli senza freni. Per me non è una cosa fattibile avere ottimi rapporti con gli ex. Ci si sforza se si hanno dei figli. Se una storia è finita senza traumi, allora si può provare a ricucire il rapporto, ha dichiarato l'ospite di Alberto Matano. Che ad Amici ha avuto uno scontro con Rudy Zerbi, raccontando poi la sua esperienza personale. A me è successo con il padre di mia figlia. A Natale la famiglia è allargata. Lei a me non è mai stata simpatica e lo sa, comunque gliel'ho detto in diretta. Ha asserito Anna, scoppiando a ridere per l'imbarazzo di Alberto Matano. Reduce dal racconto della sua esperienza personale con gli ex e le ex. Alberto, tu lo sai che io non ho peli sulla lingua, ha detto inoltre Anna, tra le risate anche delle altre ospiti del tavolo. Anna Pettinelli ha la vita in diretta, con gli ex va mandato giù il boccone amaro. Anche in casi in cui non c'è simpatia, bisogna mandare giù il boccone amaro e sorridere, ha detto successivamente l'ospite di Alberto Matano. Il conduttore ha poi risposto ad Anna con una battuta dicendole: ora lei non verrà più a Natale, riferendosi proprio alla nuova partner dell'ex di Anna, e la Pettinelli ridendo ha replicato: ma sì che verrà, verrà. Tante donne che vedono la nuova compagna dell'ex appassionarsi ai loro figli, provano un sentimento di gelosia che però è nocivo nei confronti di tutta la famiglia. Ha detto inoltre Anna, rispondendo a Francesca Barra, la quale si è detta felice se l'attuale compagna del suo ex va d'accordo con i figli.